Definire la configurazione del firewall. Tutte le modifiche alla configurazione in un firewall Palo Alto Networks vengono eseguite su una configurazione candidata che risiede nella memoria del control plan. Il commit attiva le modifiche e installa la configurazione in esecuzione sul data plan, dove diventerà la configurazione in esecuzione. Modificare la configurazione non attiva tali modifiche. È necessario eseguire un commit sul firewall per attivare le modifiche e fare in modo che la configurazione modificata diventi la configurazione in esecuzione. Il commit può essere eseguito tramite l'interfaccia web o dal CLI, dalla console. In altre parole, come vedi qui, abbiamo in basso a sinistra il nostro computer collegato alla porta di management. Io modifico la configurazione e volendola posso anche salvare sul control plan per applicarla magari successivamente, perché devo magari controllare altre cose, quindi non ho bisogno di applicarla subito. Una volta che ho eseguito il commit, la configurazione verrà inviata al data plan, dove poi dopo sarà la configurazione in esecuzione. La configurazione modificata può essere salvata come file snapshot predefinito e avremo un file snapshot.xml o come file snapshot con nome personalizzato. Quindi il formato sarà nome personalizzato.xml. Tuttavia, un firewall non salva automaticamente la configurazione modificata nella memoria permanentemente. È necessario salvare manualmente la configurazione. Se il firewall si riavvia prima di eseguire il commit delle modifiche, è possibile ripristinare la configurazione modificata tramite lo snapshot corrente per ripristinare le modifiche apportate tra l'ultimo commit e l'ultimo snapshot utilizzando l'opzione Revert to Last Save Configuration. Configurazione in esecuzione. La configurazione in esecuzione è una configurazione salvata in un file denominato runningconfig.xml. La configurazione in esecuzione esiste nella memoria del data plan, dove viene utilizzata per controllare il traffico del firewall e far funzionare il firewall. Dopo aver eseguito il commit delle modifiche, il firewall salva automaticamente una nuova versione della configurazione in esecuzione con il timestamp. È possibile caricare una versione precedente della versione utilizzando l'opzione Load Configuration Version. Il firewall accoda le richieste di commit in modo che tu possa avviare un nuovo commit mentre è in corso un commit precedente. Questo perché magari sullo stesso firewall ci sono più persone che ci stanno lavorando. Il firewall esegue i commit nell'ordine in cui sono stati avviati, ma assegna la priorità ai commit che il firewall avvia automaticamente, ad esempio gli aggiornamenti FQDN. Se un evento di un sistema o di un'azione dell'amministratore provoca il riavvio di un firewall, il firewall ripristina automaticamente la versione corrente con la configurazione in esecuzione. Le configurazioni del firewall Palo Alto Network sono gestite utilizzando 5 categorie che si trovano cliccando Device, Setup, Operation e sono descritte nelle sezioni successive. Revert, Save, Load, Export, Import. Revert to Last Saved Configuration. Questa opzione ripristina lo snapshot predefinito, snapshot.xml, della configurazione modificata. Lo snapshot creato o sovrascritto quando si fa clic su Device, Setup, Operation, Save Candidate Configuration o Save in alto a destra dall'interfaccia web. Questa opzione ripristina l'ultima configurazione salvata nell'unità locale. La configurazione corrente verrà sovrascritta. Questo ripristino rapido è utile quando si lavora su un firewall hot, cioè un firewall che ci sono delle persone collegate, per esempio, dei servizi, delle macchine. Revert to Running Configuration. Questa opzione ripristina la configurazione corrente in esecuzione. Questa operazione annulla tutte le modifiche apportate alla configurazione modificata dall'ultimo commit e ripristina la configurazione del file running config. Save named configuration snapshot. Questa opzione crea uno snapshot di configurazione che non sovrascrive lo snapshot predefinito.
snapshot.xml e mettere un nome personalizzato per lo snapshot o selezionare uno snapshot esistente da sovrascrivere. Questa funzione è utile quando si crea un file di backup o un file di configurazione di test che può essere scaricato per un'ulteriore modifica o test nell'ambiente di laboratorio. Save Candidate Configuration. Questa opzione crea o sovrascrive lo snapshot predefinito snapshot.xml della configurazione candidata. Lo snapshot creato o sovrascritto quando fai clic su Device Setup Operation Save Candidate Configuration o Save in alto a destra dell'interfaccia web. Load Named Configuration Snapshot. Questa opzione sovrascrive la configurazione corrente con una delle seguenti: snapshot della configurazione con nome personalizzato invece dello snapshot predefinito, configurazione in esecuzione con nome personalizzato importata, configurazione corrente in esecuzione runningconfig.xml, load configuration version. Questa opzione sovrascrive la configurazione corrente con una versione precedente della configurazione in esecuzione archiviata sul firewall. Il firewall crea una versione con timestamp della configurazione in esecuzione ogni volta che viene eseguito un commit. Export name configuration snapshot. Questa opzione esporta la configurazione corrente in esecuzione, un'istantanea della configurazione candidata o una configurazione precedentemente importata, candidata o in esecuzione. Il firewall esporta la configurazione come file XML con il nome specificato. È possibile salvare l'istantanea in qualsiasi percorso di rete. Queste esportazioni vengono spesso utilizzate come backup. Questi file XML possono essere utilizzati come modelli per la creazione di altre configurazioni dei firewall. Export Configuration Version. Questa opzione esporta una versione della configurazione in esecuzione come file XML. Export Device State. Questa opzione esporta le informazioni sullo stato del firewall come file. Oltre alla configurazione in esecuzione, le informazioni sullo stato includono il gruppo di dispositivi e le impostazioni del modello inviate da Panorama, se applicabile. Se il firewall è un portale Global Protect, il pacchetto include anche informazioni sul certificato, un elenco di satelliti gestiti dal portale e le informazioni di autentificazione del satellite. Se sostituisci un firewall o un portale, puoi ripristinare le informazioni esportate sulla sostituzione importando un bundle di stato. Qui ci sono alcune parole nuove, tipo Global Protect e satellite. Non ti preoccupare, le vedremo più avanti. Import Name Configuration Snapshot. Questa opzione importa la configurazione in esecuzione o candidata come file XML, da qualsiasi percorso di rete come un computer host. Fare clic su sfoglia e selezionare il file di configurazione da importare, il file XML può quindi essere caricato come configurazione candidata e, se necessario, anche caricato come configurazione in esecuzione.